molto velocemente, l'evento, come sapete, si chiama alla scoperta di Wikipedia, e il relatore si chiama Ferdinando Traversa, ve lo presenterò tantissimo, però praticamente è ospitato dalla scuola open source. Quindi che cos'è la scuola open source? Molto bene. Nasce da un problema. Il problema è che, come qualcuno di voi avrà notato, il mondo si muove molto velocemente, le cose cambiano, sappiamo tutti che quello che succede adesso, che si studia adesso all'università, nel giro di 3 anni sarà obsoleto, soprattutto gli studi di tecnica, perché il mondo va molto velocemente, e quindi il mondo cresce in maniera esponenziale. Quello che invece succede all'università, alla ricerca e all'educazione, è che sono abbastanza piatti, o seppur crescono, crescono in maniera lineare. E questo crea un sacco di problemi. Economicamente si tratta di problemi che valgono miliardi di euro, che portano al fatto che nessuno è più competente di niente, che la gente va via perché non sa dove poter imparare le cose, e una volta che impara altrove rimane là. E chi rimane qua è triste, depresso, e se ne vuole andare. Che non è vero. Il motivo quindi per cui nasce la scuola è proprio per creare un posto in cui si fa del problema che ne abbiamo una soluzione. No, io perché ne abbiamo persone che vogliono imparare delle cose e non hanno un posto per imparare. C'è molta gente che cerca un lavoro e dice no, non puoi di saper programmare un sito. All'università non ti insegnano, quindi come va a trovare lavoro, e quindi c'è gente che ha bisogno di una conoscenza e non sa tutto. C'è molta gente che lo sa fare, perché ha imparato, magari non a scuola, ha imparato su internet, ha imparato all'estero, ha imparato con Svago, però nessuno gliela chiede, perché non c'è una docenza di fare siti web nel mondo, devi essere molto conosciuti. E poi ci sono le piccole aziende del territorio, grandi aziende, che hanno bisogno di risolvere i loro problemi e non c'è nessun problema. Quindi sono 3 soggetti che sono tutti appesi al vero, dice Austria. Come facciamo a trasformare in istituzione? Noi permettiamo alle persone che vogliono imparare di dirlo apertamente. Io vorrei imparare questa cosa, io vorrei sviluppare un sito, io vorrei capire come funziona il mondo. Permettiamo alle persone che sanno fare cose di metterle a servizio della comunità e magari vorrei darci qualcosa. Quindi io propongo, io so fare questo, vorrei metterlo in condizione con la comunità e vorrei guadagnarci qualcosa o voglio farlo gratuitamente. E le aziende che magari vogliono sbloccare qualche loro competenza, ad esempio vogliono creare una parte di e-commerce della loro attività, sponsorizzano un corso di e-commerce, quindi dando il famoso ritorno economico alla persona che ha le competenze, in modo di permettere chi vuole imparare di farlo. Quindi si crea questo circolo virtuoso che a Bari è partito da pochissimo, ma è partito. Quindi da gennaio la scuola di sorso ha fatto partire tutti i corsi, ne sono già partiti e conclusi 7 da gennaio, è stata per partire alle 11 e la scadenza tra l'altro è oggi per l'istruzione. Quindi le cose si muovono, ma in parallelo agli eventi noi ci occupiamo anche di ai corsi, ci occupiamo anche di fare eventi, quindi momenti più brevi in cui si discute di argomenti che probabilmente altrimenti non sarebbero discussi sul periodo, e uno di quelli è quello di oggi. La cosa importante è che tutto quello che succede nella scuola open source funziona. Quindi non parte nessuna attività se economicamente non è sostenuto. Non è questo il caso di questo evento, che è completamente gratuito e volontario, ma i corsi che hanno un budget organizzativo vengono tarati in modo che si raccolgano i soldi necessari o tramite le iscrizioni o tramite sponsorizzazione. E se il corso non raggiunge questo budget, non parte. Quindi è un progetto pienamente sostenibile che premia le cose che effettivamente hanno valore sul territorio. Non faremo un corso sull'allevamento del mulo da soma della Premio Dauno se nessuno vuole imparare, quindi non facciamo, non sprechiamo soldi che non c'è nessuno. Anche perché noi siamo nati comunque vincendo un progetto, un bando di innovazione sociale a livello nazionale lo scorso anno, unico progetto al sud di Bologna, e abbiamo vinto i primi soldi per far partire questo progetto. E abbiamo utilizzato per far convergere a Bari 100 persone da tutta Italia che hanno pensato alla scuola del futuro la scorsa estate. Però ovviamente da quel momento, avendo utilizzato dei soldi, tutto quello che facciamo deve funzionare. E quindi la macchina, diciamo, è con il modello economico che ho sviluppato e sta funzionando. Come vi dicevo, oggi è la scadenza per far partire, questi sono gli unici corsi che stiamo partendo, li abbiamo fatti scorrere velocemente perché oggi scade la deadline, quindi se qualcuno è poi interessato, ad esempio, di avere facce allarmate, c'è tempo fino ad oggi per iscriversi, i corsi partiranno quindi non si può partire, però il motivo per cui lo facciamo è sempre. Cioè, è quello che dicevamo dall'inizio, da quando la scuola è stata fondata, e crediamo che l'innovazione, perché comunque tutto quello che insegniamo ha un carattere innovativo o di contenuti di metodo, deve essere sempre sociale e condivisa, altrimenti vuol dire soltanto lucrare su quello che gli altri non sanno. E non è questo il modello a cui per questa scuola ci sta.
Ma veniamo all'evento più importante della giornata, al motivo dell'evento. Cosa è successo qualche mese fa? Noi abbiamo il sito, sul sito si possono proporre le richieste. Ed è il modo con cui noi raccogliamo le richieste. Ci arriva questa richiesta e dice, io voglio organizzare un evento in cui si iscrive, io sono membro della comunità olimpica italiana e vorrei fare un evento in cui spiegare come funziona il tipo di acquisto che in cui non ci sono attività. Sono molto interessato e quindi benissimo, chiediamo a sviscerare la cosa. E ci stuzzica una frase della proposta. Vorrei insegnarlo ai miei coetanei e alle loro famiglie. Molto delicata questa cosa di coetanei. Andiamo a vedere, e la persona che ci ha proposto questa idea è uno dei più giovani wikipediani, forse di tutta la comunità mondiale italiana sicuramente, che è Ferdinando. Quindi Ferdinando, ti pregherei di alzarti un applauso. Posso parlare? Sì. Ah, ok, grazie. È un'enciclopedia libera sul web. Perfetto. A cui tutti noi possiamo accedere. Benissimo, ma qual è la caratteristica fondamentale? Non lo so. Oltre che possiamo accedere tutti a Wikipedia, qual è la caratteristica proprio principale di Wikipedia? Possiamo scrivere. Ci possiamo scrivere, quindi che cosa possiamo fare? Possiamo contribuire. Benissimo, possiamo tutti modificare, contribuire. Possiamo tutti contribuire a Wikipedia e questa è una caratteristica fondamentale. Tutti possono modificare, registrati e non. E vediamo un pochino, quindi. Chi modifica Wikipedia? Siamo noi. E possiamo incominciare. Quindi, la mission originale del fondatore di Wikipedia, Jimmy Wales, è stata: immagino un mondo in cui ogni persona possa avere accesso libero all'intero patrimonio dell'umanità. Quindi questo fa già capire tutto. Quindi Wikipedia è il ramo collaterale di un progetto che si chiama Nupedia. Nupedia è nata nel 2000. È stata creata quindi da Jimmy Wales ed è scritta però da degli esperti. Quindi c'è un complicato sistema di revisione delle voci. Quindi Nupedia dal 2000 al 2003 solamente 25 voci. Nel 2009 viene creato un ramo collaterale, alternativo, dove chiunque può contribuire. Questo ramo alternativo di Wikipedia è Wikipedia. Wiki significa veloce, Wikiwiki è un termine hawaiano. E il wiki è un sito internet che permette a tutti di modificare attraverso un browser web e c'è un linguaggio particolare, naturalmente. Quindi, il 15 gennaio 2001 nasce Wikipedia, come vedete, la prima primissima pagina iniziale è un pochino basilare. Nupedia 12 voci nel 2001, Wikipedia 20.000 voci, quindi Nupedia chiude il 26 settembre 2003 e le 25 voci vengono trasferite su Wikipedia. Wikipedia invece in lingua italiana nasce l'11 maggio 2001, proprio il giorno del mio compleanno, quattro anni dopo sono nato io, lo stesso giorno, quindi. Nel 2013 ha raggiunto finalmente 1 milione di voci e ci sono, è tra il quinto e il settimo sito visitato in Italia e il nono posto in tutto il mondo per il numero di voci. Una piccola curiosità, l'ottavo posto è la wiki in Guerei, una lingua che non credo nessuno conosca e che non credo sia neanche disponibile su Google Translate, quindi mistero come abbia fatto a raggiungere l'ottavo posto di voci. La Wikimedia Foundation invece è una fondazione fondata il 20 giugno 2003 che ha sede in California. Promuove Wikipedia, incoraggia lo sviluppo di la diffusione di contenuti liberi, gestisce i server dove sta Wikipedia, ma non gestisce Wikipedia, assolutamente. Quindi Wikimedia Italia invece è stata fondata il 17 giugno 2005
a Canino, in provincia di Viterbo, ed è sede a Monza. Promuove Wikipedia, promuove la cultura libera, ma non la gestisce, non esiste una redazione di Wikipedia e non è responsabile per quanto scritto su Wikipedia. Wikipedia ha 5 principi fondamentali, 5 pilastri. Sono fissi e indiscutibili, quindi non si possono modificare in alcun modo. Wikipedia quindi è un'enciclopedia. Non è una fonte primaria, ma secondaria. Quindi per ogni cosa che scriviamo su Wikipedia ci dobbiamo ricordare di citare le fonti. Non è un dizionario, un giornale, una fonte indiscriminata di informazioni. Infatti esistono dei criteri di enciclopedicità che determinano quali sono le cose veramente rilevanti che mettono di stare su un'enciclopedia qual è Wikipedia. Wikipedia ha un punto di vista neutrale, quindi bisogna stare attenti a non riportare le opinioni di una sola parte, ma a essere neutrali, oggettivi nel descrivere un qualcosa. E non bisogna quindi esagerare con gli aggettivi bellissimo, bruttissimo, bisogna essere neutrali. Wikipedia è libera, cioè è gratuita, non contiene pubblicità, nessuno è proprietario della voce che scrive. Quindi se noi scriviamo per esempio una voce e poi questa voce viene cancellata, non è enciclopedica oppure viene modificata, magari non lo vogliamo, non siamo noi i proprietari della voce che scriviamo, ma la voce, come diceva una citazione di Wikipedia, diventa un figlio del mondo. E le modifiche sono immediatamente visibili senza nessun controllo. Quindi non c'è una verifica prima di pubblicare le modifiche come vedemmo su Wikipedia, che è stata proprio chiusa perché purtroppo non c'erano contributori. Wikipedia ha un codice di condotta, cioè non è una garanzia. Ci sono delle regole che vanno seguite. Quindi bisogna rispettare le opinioni di tutti, bisogna sempre presumere la buona fede dei nuovi arrivati e non bisogna danneggiare Wikipedia per sostenere il proprio punto di vista. Cioè non è che io vado a fare modifiche su modifiche per sostenere il mio punto di vista e non sono neutrale. Bisogna evitare di fare cose del genere, quindi sempre stare attenti a non esagerare. Wikipedia non ha delle regole fisse, solo i 5 pilastri sono fissi ed indiscutibili. Le altre regole possono cambiare. Pensate che c'è una regola sull'utilizzo del corsivo, però non c'è bisogno che le conosciate tutti, ma bisogna essere audaci. Be bold nella versione inglese. Quindi i wikipediani chi sono? Sono i contributori di Wikipedia, semplicemente. Non vengono pagati da nessuno e sono tutti uguali. Gli amministratori invece sono degli utenti registrati che hanno la possibilità di compiere alcune operazioni necessarie per il buon funzionamento di Wikipedia, ma non sono più importanti, non sono dipendenti di Wikipedia, sono semplicemente degli utenti registrati. Quindi vengono eletti dalla comunità, c'è cioè prima una fase di candidatura e poi c'è una votazione. Quindi possono bloccare utenti, cancellare pagine oppure proteggere delle pagine. Ad esempio, per una delle pagine c'è una modifica su un'altra modifica, si accavano le modifiche condivise, gli amministratori possono intervenire e proteggere la pagina. Edit more, praticamente, cioè delle modifiche. Io annullo la tua modifica, io annullo il tuo annullamento e così via. Quindi, ricapitolando, Wikipedia nasce come progetto collaterale di Wikipedia. È modificabile da tutti, si basa sui 5 pilastri, quindi è un'enciclopedia. Ha un punto di vista neutrale, è libera, ha un codice di condotta e non ha regole fisse. E poi, i wikipediani non sono pagati, ma sono dei volontari che scrivono su Wikipedia. Ci sono domande? Tutto chiaro? Entriamoci in Wikipedia e vediamo il suo funzionamento. Sì. Non ho capito il passaggio dalla situazione che ha prima di Wikipedia a quella di Wikipedia stesso. Non so se è una situazione o un progetto. In che senso non ho capito Wikipedia? Wikipedia, sì, non ho capito come c'è stato questo passaggio. Perché praticamente Wikipedia vedemmo, ora riprendo qui, ebbe pochissime voci, cioè nacque nel 2000 da Jimmy Wales e Larry Sanger, però era scritta da autori esperti al settore. Quindi le voci praticamente furono 25 nel primo anno, anzi 25 dal 2000 al 2003, e quindi Jimmy Wales stesso decise di aprire quest'altro progetto in cui era possibile
collaborare e tutti potevano modificare, mentre Nupedia era scritta solamente da degli esperti del settore, quindi non potevano modificare tutti. Potevano sì leggere e condividere gratuitamente, però non potevano modificare. Quindi erano due progetti separati? Due progetti separati, è un ramo collaterale. È stata fondata dalle stesse persone, però è modificabile da tutti, a differenza di Nupedia che invece era solamente modificabile dagli esperti del settore. C'è qualche altra domanda? Ferdinando, quello che modifica rimane anonimo oppure individuale? No. Allora, quello che modifica può essere o un indirizzo IP, quindi un utente non registrato, sì, anonimo, oppure un non utente. Quindi secondo come vi siete registrati voi, chi si registra, invece di apparire l'indirizzo IP, appare un non utente e è meno rintracciabile, c'è più privacy. Perché mentre l'indirizzo IP comunque con appositi servizi posso risalire dov'è, con quale operatore è, con il nome dell'utente invece non posso risalire a niente. Ci sono però degli utenti della Wikimedia, degli utenti di Wikipedia che attraverso uno strumento predisposto dalla stessa Wikimedia Foundation possono risalire all'indirizzo IP dell'utente per fare alcuni confronti. Per esempio, se uno ha un doppio utente è possibile risalire all'indirizzo IP per capire se è vero questo oppure no. Doppio utente usato per esempio nelle votazioni, come adesso vedremo, vota due volte e quindi non è consentito assolutamente. Quindi ritorniamo a noi. E questa è la pagina standard di Wikipedia, il tema vector, cioè quello base che tutti vediamo. Vector, perché esistono vari temi che si possono mettere su Wikipedia. Per le preferenze utente tu puoi scegliere il tema che più ti piace, questo è il tema standard. Per gli anonimi e anche per gli utenti registrati che hanno cambiato il copertina. Ferdinando è arrivato al loro senso. Ah, appunto. Mi raccomando. Quindi, questa è qui la pagina standard e vediamo le varie linguette. La linguetta voce e la linguetta leggi sono le linguette standard. Quando leggiamo una voce, queste abbiamo. Se invece clicchiamo sulla linguetta di discussione, apriamo la pagina di discussione della voce in cui si discute sulla voce, non sull'argomento, ma sulla voce, su come è scritta, sull'accuratezza, eccetera, eccetera. Invece la linguetta modifica la utilizziamo per aprire il Visual Editor, cioè un sistema di modifica simile a Word, molto più semplice da utilizzare. Se invece abbiamo modifica multitesto, vedremo che potremo inserire il codice, il famoso multitesto, che trovate pure sul vostro fogliettino. Ce l'ho qua, eccolo qua. Qui vedete c'è la famosa multisintassi, che ora andremo a vedere nel dettaglio. E poi la cronologia, dove ci sono i nomi di tutti gli utenti e di tutti gli anonimi che hanno modificato quella determinata voce. Quindi, il copyright di Wikipedia è la licenza CC BY SA 3.0. Che cosa significa? CC significa Creative Commons. BY significa Attribution, cioè riconoscere la paternità all'autore. SA, Share Alike, cioè condividere allo stesso modo. Nel senso che io non posso ricondividere secondo un'altra licenza, ma devo utilizzare per forza la licenza CC BY SA 3.0 o superiore. Quindi la 4.0, quando uscirà la 5.0, non è ancora uscita. Quindi qui vediamo la cronologia della pagina e ci sono tutte le modifiche che hanno fatto i vari utenti. Quindi qui vedete ad esempio per la voce Dolomiti ci sono alcuni P come alcuni utenti registrati che hanno modificato la voce. Come potete vedere, ad ogni modifica è possibile aggiungere un oggetto, cioè una motivazione. Un vandalismo invece è una modifica dannosa, quindi un tipo di testo, delle frasi che non hanno senso e così via. Come vandalizzano un edificio possono vandalizzare una voce di Wikipedia, però Wikipedia ha la particolarità che basta cliccare su un tasto annulla oppure rollback e subito la voce ritorna al suo stato originale. La qualità dei contenuti non è garantita a nessuno. Chi si impegna a migliorare le voci, però non esiste una garanzia di qualità dei contenuti. Infatti c'è il disclaimer di Wikipedia che dice: Wikipedia non dà garanzia sui contenuti, assolutamente.
perché chiunque comunque non c'è un controllo qualità, una redazione che va a verificare. Quindi, come stavo dicendo, come ho detto prima della discussione, vedete la pagina dove si parla di circa la voce, ma non sull'argomento della voce, di mi piace o non mi piace. Critica costruttiva, commenti su come migliorare la voce, sui problemi della voce. Qui, vedete, c'è un utente che dice non so la frase, e l'altro che dice ho introdotto la frase leggermente modificata, quindi si discute riguardando circa la voce. In questi periodi discuto su tutto. Sapete che è questo qua? Precisamente. Allora, il polpo degli europei tre volte è stata proposta la cancellazione della voce, tre volte non si è raggiunto il consenso, che ora vedremo che cos'è, per la cancellazione della voce. Ma che cos'è questa entità, diciamo, strana? Consenso. Che cos'è? Allora, c'è un procedimento particolare. Io faccio una modifica su un consenso precedente, che è la pagina, lo stato in cui era. Faccio una modifica. Se questa modifica viene annullata, allora sono d'accordo io con l'annullamento della modifica? Se no, vado nella pagina di discussione. Se invece sì, c'è un nuovo consenso. Se invece la stessa cosa, se la mia modifica viene modificata, se vado nella pagina di discussione e si cerca di chiarire e di trovare una soluzione che metta d'accordo tutti. E quindi questo qua è il consenso. Si ha un nuovo consenso. Quindi si parla, si trova un compromesso, si discute. La cancellazione quindi può venire in due modi, con la cancellazione immediata o con la procedura di cancellazione, PDC. Quindi la procedura di cancellazione ha vari step, cioè la cancellazione semplificata. Io apro una procedura di cancellazione, se nessuno si oppone, in 7 giorni la voce viene cancellata automaticamente, quasi automaticamente, ci sono sempre gli amministratori che vanno a cancellare, però è un processo automatico. Non è molto a un computer, però comunque è una cosa immediata. Se invece c'è qualcuno che si oppone alla cancellazione, si passa alla cancellazione consensuale, cioè si discute e si trova un accordo. Cancellare, unire, trasferire e così via. Se non si trova ancora un accordo, un consenso, si procede o ad estendere altri 7 giorni la votazione, oppure si può direttamente passare al voto, dove ognuno dice cancellare o non cancellare. Invece la cancellazione immediata avviene all'istante. Basta inserire un piccolo template, cancella subito, e se la pagina è promozionale, se senza senso, se tradotto con tradotto automatico. Ma questi sono solamente alcuni dei motivi, questi sono tantissimi. Il bug di Wikipedia è uno dei luoghi di discussione di tutti i wikipediani. Si discute su Wikipedia in generale, è uno dei più importanti luoghi di discussione. Invece, quando gli utenti hanno un determinato interesse, si possono riunire ed aprire un progetto tematico in cui si coordinano le voci su quel determinato argomento. Questo è esempio il progetto sport. Ci sono alcune informazioni importanti su come contribuire alle voci dello sport. I portali, invece, sono fatti per chi legge Wikipedia e raggruppano tutte le voci di un determinato argomento. E anche materiale dagli altri progetti. Ci sono delle citazioni, per esempio. Ricapitolando, quindi, Wikipedia è distribuita con licenza libera. Ogni modifica dannosa viene ripristinata in poco tempo, quindi non ne vale proprio la pena di farle. I wikipediani discutono su tutto. E ogni voce è una pagina in cui si discute su di essa. E quindi le cancellazioni avvengono sempre per discussione tramite un processo di consenso. Il progetto... Forse va fuori, controlla. I progetti invece servono a coordinare le voci di un determinato argomento, i portali e il gruppo dei lettori. E quindi abbiamo alcuni progetti fratelli di Wikipedia, sempre fondati dalla Wikimedia Foundation, che hanno funzioni alternative. Ora vedremo. Wikisource è una biblioteca digitale multilingue, che accoglie testi e libri. Non si mettono testi coperti a diritto d'autore, opere originali, commenti ai testi scritti, materiale compilato, eccetera, eccetera. Però dobbiamo ricordarci che si mettono o testi rilasciati direttamente sotto licenza libera, o testi per cui l'autore è morto da più di 90 anni. Dopo 90 anni, allora, in Italia è 70 anni, ma visto che sono ospitati su server degli Stati Uniti, si preferisce ottenere i 90 anni dalla legge statunitense. Ci sono quattro fasi del lavoro. Si inizia
visualizza un testo, si carica il file del testo, si trascrive il testo. E quindi lo stato 25% è quello predefinito, cioè il testo è stato scaricato ma non è stato trascritto. Al 50% la pagina è stata trascritta. Al 75% la pagina è stata trascritta e formattata, quindi sono stati messi tutti i grassetti, i corsini, eccetera, eccetera. Al 100% la pagina è stata diretta ed è pronta, quindi è pronta, non c'è niente altro da fare. Quindi, ad esempio, questa è la procedura di lettura, la pagina è stata già trascritta, però ci sono stati errori di trascrizione, come potete vedere. Allora, l'utente di lettore, vedete la pagina del 75%, non capite i quadratini, quadratino 25%, due quadratini 50%, tre quadratini 75%, quattro quadratini. Come potete vedere, qui ci sono degli errori di trascrizione e sono stati corretti poi nella rilettura. Invece, il Metaformos è un piano archivio di file e di immagini multimediali e possono essere utilizzati da tutti i progetti multimedia. Wikisource, invece, un dizionario, invece, è un progetto per la creazione di un dizionario multilingue. Tipo una raccolta di citazioni di persone famose, film, opere letterarie, alcuni libri. Un giornale online, quindi tutti possono scrivere un articolo sul fatto già avvenuto. Wikibooks invece è un progetto multilingue per la raccolta di ebook. Wikivoyage è una grande guida turistica, mentre Wikidata, che è un progetto in grande espansione, fornisce un database consultabile, un grande raccoglitore di dati. Questi dati vengono messi su Wikidata e poi sono utilizzabili da tutte le wiki, sia Wikipedia che progetti esterni, in tutto il mondo e in tutte le lingue, infatti è un progetto internazionale. Wikiversità invece è una università online e ci sono lezioni dalla scuola elementare fino all'università vera e propria. OpenStreetMap invece è una mappa online collaborativa e gratuita. Quindi ognuno può contribuire a mappare la propria città. Come vedete qui c'è la mappa di Trento e hanno mappato musei, strade, farmacie e molte altre attività. Wikimania invece è una conferenza internazionale organizzata da Wiki per discutere dei progetti di Wikimania Foundation e quindi è stata fatta, vedete, nel 2005 a Francoforte, Cambridge, Taipei, Alessandria d'Egitto, Buenos Aires e nel 2016 è stata fatta ad Esina Ovalio, una cittadina sul lago di Como che è in Italia. Ci sei stato? Purtroppo no. La prossima è in Canada, mi sa. Quindi è proprio un cambiamento. Manco con la borsa di studio ce la fai, sicuramente. Perché Wikimedia Italia poi organizza una borsa di studio ogni anno per far andare più gente possibile a Wikimedia, però purtroppo in Canada mi sembra un po' lontano, ce la posso la faranno. Wikidia invece è un'enciclopedia per i ragazzi dagli 8 ai 13 anni. E non è un progetto della Wikimedia Foundation, però è comunque un progetto wiki. A linea di massima, perché è tutto molto più semplificato, gli stessi principi di Wikipedia, però tutto molto semplificato per essere quindi leggibile dai ragazzi dagli 8 ai 13 anni. Quindi ricapitolando, Wikisource, biblioteca digitale, Commons, file multimediali, Wikizionario, dizionario libro, Wikiquote, raccolta di citazioni, Wikinotizie, articoli di giornali scritti, Wikibooks, raccolta di ebook, Wikivoyage, guida turistica, e chi si ricorda che cos'è Wikidata? Vediamo. Quindi, chi se lo ricorda? Nessuno? È la raccolta dati di tutti i siti wiki. Benissimo, è un grande raccoglitore di dati. Meno male che adesso ti stai male. Wikiversità è una scuola online, OSM, OpenStreetMap, sono mappe gratuite e collaborative. Wikimania è una conferenza di progetti multimedia, e Wikidia è un'enciclopedia libera per gli occhi. Quindi, ora andiamo dritto al sole. Ma Wikileaks non appartiene a questo? Assolutamente no. Wikileaks non è un progetto della Wikimedia Foundation. Wikimedia Foundation è anche tenuta a chiarire che non c'entra niente. Sono due cose separate. Perché il termine Wiki non è un marchio registrato. Sì, Wikipedia sì, è un marchio registrato, ma Wiki come parola in generale, ne ho visto una parola sbagliata, non si può come marchio registrato. È usato da molti altri siti Wiki, che non fanno parte del Wikimedia. Perché quello dei minori invece della doppia V c'ha la V? Hanno deciso così, nel nome.
e sono indipendenti, infatti non è un progetto della Wikimedia Foundation. Infatti tra quelli della Wikimedia Italia ho visto che c'è chi la chiama Wikidia con la doppia V, ma non è così, è con la V. Wikidia. Cambiare. Quindi abbiamo visto le nostre linguette, le riproponiamo ancora. Andremo a vedere tre persone come contribuiamo a Wikipedia. Queste sono cose che poi ci serviranno nella parte pratica in cui ognuno si metterà a contribuire alle voci delle enciclopedie. Vedrete che cosa abbiamo preparato per voi. Allora, il suo dito è, come vi ho detto prima, una modifica tipo foglio Word. Quindi possiamo modificare direttamente. Qui ci sono, vedete, i comandi, l'assetto positivo, se si apre con una tendina, e possiamo scrivere come se fosse un foglio Word, normalissimo. La modifica di testo, e qui ci dobbiamo soffermare di più perché quello che vedremo oggi, visto che vogliamo fare proprio una cosa completa, vediamo che è fatta l'inserimento di tutti i codici. Vedete qui, e magari spaventate, però è molto semplice. Ripeto, avete il vostro fogliettino, come sempre per sotto, perché avete il vostro fogliettino con tutti i sintassi. Quindi se non ve la ricordate, potete andare a vedere benissimo qui e potete quindi inserire tutti i link. Andiamo a vedere nello specifico. Questo vedete, doppia parentesi quadra, nome voce, chiuso doppia parentesi quadra, per inserire link a delle voci su Wikipedia, in termini di Wikipedia. Qui, doppia parentesi quadra, nome voce, chiuso doppia parentesi quadra. Lo stesso per un link in cui dobbiamo modificare il testo da visualizzare. Quindi aggiungeremo una barra e poi scriveremo il nome e il testo che vogliamo far visualizzare. Come? Beh, vediamo un pochino, vi faccio un esempio concreto. Così, questa sarà la volta degli esempi completi. Se io scrivo, ma con la I si scrive scienza, no? Sì. No. Scienza o coscienza, ma lo dimentico più, ma lo dimentico più, scienza o coscienza. Chiuso. Quindi qui vedete le doppie parentesi quadre, il computer fa meglio di me, sicuro. Io visualizzerò scienziati. Ma questo link scienziati mi porterà alla voce scienza. Chiaro il funzionamento? Vediamo, c'è qualcuno che vuole venire qua con un altro esempio? Ma possiamo lottare? Lui è la volta buona. Dai. È la volta buona di interrogare la questione. Non capisco niente. Non lo capisco. Venite che... Beh, io non ho capito. Mi hai visto l'esempio? Ora fammi l'esempio. No, aspetta. Chiudi questo, con questo pennarello blu. Vai, scrivi. Ok. Aspetta. Un Wikileaks ha la voce... Vediamo. Dove la voce... Metti animali. Vediamo, animali. Voce di... No. Vediamo un pochino, aspetta. Pesca. E fai... Poi slash, un 40. Ah, quindi fai, visualizzare, pesca. Pesca. E devi far visualizzare, pescatore. Vai, devi far visualizzare, pescatore. Sì, sì, sì. Pescatore. Mandalo apposta, non è preparato. Benissimo, un altro esempio e poi devo andare a posto. Vediamo, voce... Sei più, va. Dolomiti, alla voce... Ok, aspetta. Vediamo un pochino la voce. Qualcuno ha un titolo da suggerire? Vai, alla voce montagne, Dolomiti. Ok. Anche se esiste la voce Dolomiti, facciamo giusto per esempio, per far capire. Un attimo, scusate, così vedono tutti. Quindi, montagne? Niente. Dolomiti, devi far visualizzare collegamento alla voce Dolomiti. Quindi vai col pennarello rosso, scrivimi a quale pagina porti. Cosa si visualizza col pennarello blu e scrivimi col pennarello rosso quale pagina portano. Allora, scusate, no, allora,
cliccando. Allora, poi dicono due schemi di che cosa si visualizza? Inserendo questo link. Allora, inserendo questo link si visualizza per scambora. Scrivilo. Ok. Ora, cioè, poi l'ho fatto io, cerca e scrivilo a che cosa porta. Che questa è una parte importante perché è proprio la parte. Ci serve. A che cosa porta? Quindi la stessa cosa la devi fare con l'altro wikilink. E poi te potrai tornare liberamente a posto. Sì? Vai, con l'altro wikilink. Allora, con quello blu. Che cosa si sta scusando? Dolomiti. Guardate tutti così, questo lo facciamo per capire meglio. Così, con esempi concreti. Naturalmente la voce veramente esiste, è un esempio, però giusto per capire. Allora, bravissimo! Una spirittia di tutti i miei padri! Vai, ci vuole una notificazione, ti viene qua. Così, la prossima volta più volontari ci saranno. Allora. Allora, un risalito è una pagina che rimanda ad altre pagine, perché c'è un anonimo. Okay. Quindi se c'è una cosa anonima, ad esempio mettiamo che pesca, c'è un film che si chiama Pesca, un libro che si chiama Pesca, una canzone che si chiama Pesca, un frutto che si chiama Pesca, una nave che si chiama Pesca. Quindi nella voce della risalito a Pesca ci sarà film Pesca diretto da XXX. Poi ci sarà pesca tra parentesi nave, pesca tra le persone, c'è uno che si chiamava Alfredo Pesca, e c'è scritto Alfredo Pesca, esperto biologo, eccetera, eccetera. Hai capito? Sì, no, io linko pesca, sì. Mi manda la pagina di Ti manda la pagina di Santiguazione, sa. Questo lo so togliere perché è pieno? Come si fa ad andare alla pagina pesca? Da dietro. Allora, per andare alla pagina pesca frutto, sì o pesca, questo lo scriviamo, ed è una voce di disambiguazione. Per andare alla pagina pesca frutto, dove si una parentesi frutto. Quindi, pesca, pagina, c'è uno che si chiama Alfredo Pesca, e ti uscirà Alfredo Pesca, noto biologo, anzi no, no, no. Biologo marino. Poi ti uscirà pesca frutto del pesco. Questo pesca è a sua volta un link che ti manda la pagina pesca tra parentesi frutto. L'ha fatta apposta, voleva la spinta. Quindi non vale. Vediamo, una voce, quale potrebbe essere? Di disattivazione. Una voce che ha tanti. Mercurio. Mercurio. Vabbè, metallo. No, fai calcio. Okay. Calcio allora, che c'ha tanti Mercurio. Significati, vai. Oh, allora, scrivimi, ti dico che cosa devi fare, però devi fare se vuoi la spinta. Allora, è una piccola gratificazione. Allora, tu hai la significazione Mercurio. E poi hai un tizio che si chiama Alfredo Mercurio, il pianeta Mercurio e il metallo Mercurio. Okay. Fammi la disambiguazione. La pagina Mercurio. Però le varie voci di disambiguazione. E questo qua, Alfredo Mercurio, era uno. Poi non ti preoccupare, si capisce. L'importante è capire il. Cosa ha detto? Mercurio pianeta. Sì. Questa è una lezione interattiva per farvi capire come funziona. E poi? Abbiamo detto che Mercurio. Metallo. Quindi. A che cosa porterà questo? Questo e questo. Scrivimi in corso.
li avete capiti? Sì. C'è qualcuno che ha fatto una faccia così così? La mamma, la non c'è. No, è fuori concorso. Se avete capito, possiamo spiegare. No, 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 no. La professoressa non ha capito. No, non ha capito, per me. Poi abbiamo, per inserire il corsivo, basta mettere i due. I due codici. Apici. Non è una virgoletta, perché le virgolette non funzionano. Sono due simboli. Il segno delle due virgolette è singolo però. Tre invece per mettere il grassetto. Sia all'inizio che alla fine, mi raccomando. Tutti tagli, sia all'inizio che alla fine. Per inserire invece in una sezione, si mettono due uguali all'inizio e due uguali alla fine. Quindi una specie di paragrafo. Io. I due uguali o te? Vede? Se invece ne inserisco di più, più aumento il numero degli uguali e più sarà piccolo. Quindi ad esempio, con più uguali, 2, 3, 4, sarà più piccolo e invece di essere con la barra sarà in grassetto. Per esempio, se inserisco così, la scrittura, si capisce? Se io inserisco quindi con 4 verrà sempre più piccolo e in grassetto. Per fare vedere se le grassette sono uniti nella slide. Ma quello insieme è proprio aspetta, ve lo faccio vedere dopo, quando abbiamo finito di lavoro Wikipedia, lo faccio vedere come sempre, perché tutti lavoreremo su Wikipedia, quindi tutti vedrete le varie sezioni, faremo dentro come sono vostre sandbox utente. Poi abbiamo, per inserire un link esterno, mi raccomando a non usarne, bisogna mettere parentesi quadra http://, importantissimo, altrimenti per esperienza personale vi dico che il MediaWiki non lo legge. www.nomesito.com, quindi il nome del sito, e poi spazio, quello che vogliamo sponsorizzare. Per il link, quasi la stessa cosa, solo che invece di mettere la barra si mette lo spazio. Perché mentre i siti esterni non contengono gli spazi, Wikipedia, le pagine di Wikipedia possono contenere benissimo degli spazi. Un esempio è quella di disambiguazione che tra il nome della pagina e spazio, la parentesi con quindi mercurio, metallo, tra mercurio e metallo, c'è. Spazio. Non si vede. Questo è lo spazio. E poi tra parentesi, metallo. Quindi è così che funziona. Invece, per i siti esterni, solitamente, anzi, mai, dei siti non si è mai visto uno spazio, quindi si mette benissimo nome del sito con l'HTTP o l'HTTPS davanti e poi link esterno, cioè il nome, quello che ti porta a visualizzare, la stessa cosa che il link. Per inserire invece un elenco puntato basta mettere l'asterisco, questo simbolo qua. Se invece vogliamo un elenco numerato, un cancelletto. Se vogliamo nascondere un testo e renderlo visibile solamente a chi sta lavorando sulla enciclopedia, possiamo mettere, ma questo è minore, minore. Un esclamativo, trattino trattino, testo che vogliamo nascondere, trattino trattino, maggiore. È chiaro? Invece se vogliamo inserire un template, che cos'è un template? La dobbiamo vedere adesso, inseriremo dove parentesi K, nome template, barra parametro, che usa la parentesi. E a che cosa ci servono? C'è qualche volontario che vuole venirmi a illustrare gli altri link? Gli altri link? La professoressa, gli altri tre. Come? Sono qua in linea. Vabbè, dopo. Allora. C'è rassegnato. Pagina, un template, una pagina speciale, che può essere tutte le altre pagine. Quindi possono essere usate per inserire del testo ripetuto, per inserire degli elementi standard, delle tabelle, cioè non delle tabelle, delle tabelle informative, sarebbero le info box, oppure degli avvisi. È possibile inserire degli elementi di cui sia possibile programmare il comportamento, perché scrivere un template è difficilissimo.
due parentesi aperte sempre quelle, ma un pochino variabile. Chiuse le due parentesi aperte. Templates trovo sotto namespace template. E non c'è necessità di indicare namespace per includerli. Quindi per il template cancello subito, basta indicare. Tanto come ti scappa, cancello subito, chiuso il papel. Va? Tutto chiaro? Insomma. Insomma. Vuoi venire lei? No, ecco, la cosa così difficile, no? Quindi, template, ora è molto semplice. Vi farò vedere un piccolo esempio del template. Allora, andiamo a esaminare la realtà. Dopo fare di gaffa, nome template. Il nome template è azienda. Abbiamo il nostro trattino, così, la nostra barra, e abbiamo il parametro nome. Quindi, alcuni parametri che possono essere indicati semplicemente così, senza bisogno di scrivere. Coordinamento template. In cui è possibile richiedere anche template, oltre che chiedere delle operazioni.
ore, sempre su tempo. Oppure se tu conosci quanto utente che aspetto, che quindi siete sei lì e lo sai che è esperto, basta che gli scrivi. Senti, mi potete aiutare a fare per 3 X. Tutto si può fare da soli, però se non hai le competenze puoi dire a qualcun altro. No, allora, esiste un, ora farò vedere, o si inserisce tramite visual editor, che è la cosa che faccio io per risparmiare tempo, oppure si va a inserire tutto il codice della tabella, che ora ve lo vado a recuperare e ve lo faccio vedere. Come si inserisce con una tabella? C'è un codice particolare da inserire, quindi classe di tab uguale, e si procede da inserire vari campi della tabella. È più comodo, lo ritengo io, perché è comunque una cosa abbastanza complessa, inserirla tramite il visuale di Word, perché c'è la possibilità di inserire tabelle come se inserissi tabelle in Word. Quindi tutto in Wikipedia, grazie al visuale di Word, si può fare come se fosse in Word. Non c'è problema. Eccelle, come se fosse Eccelle. No, Word, Excel è tutto. No, Excel no. E beh, la tabella la fai con Excel. Anche con Word si può fare la tabella. Quindi, è tutto chiaro? Sì. Quindi in pratica, la visuale è come se fosse quello che gli informatici chiamano forse diversi sì. Sì, sì, sì. Il Google. Sì, Google ISG. Cosa tu metti, cosa tu vedi è quello che. Perché è una cosa molto semplice, è stata fatta proprio per questo, perché non molti riuscivano a utilizzare bene perfettamente il codice, quindi è il Google ISGX, non so se sapere la sigla. Non è molto semplice da sapere la sigla, comunque è quello. Cosa che tu vedi è quello che hai. Quindi è molto semplice da utilizzare il visual editor, ma noi proveremo a utilizzare il testo per il competenza, lo so che non fai altro. È importante spiegare tutto e fare che tutto proprio no, perché ho vinto. Solo meno? Mi fa? Mi fa solo meno? Mi fa solo 10. Quindi è tutto chiaro su template? Sì, no, prego, prego. Un template sempre c'è il linguaggio wiki che è molto particolare. È molto particolare. C'è sempre il linguaggio wiki, poi ci sono delle funzioni dette, funzioni parser. È un pochino complicato creare un template, ecco perché i template sono stati creati proprio per evitare di stare inserendo ogni volta tutto quel codice complicato che devono andare a creare. Invece col template, che ricordiamo, è una pagina che viene inclusa in un'altra pagina, tu puoi inserire dei parametri che ti vanno a creare una cosa del genere. Cioè è difficile crearla, ma è facile utilizzarla, perché sì, per facilitare tutti gli utenti. E è stato fatto proprio apposta per questo. Altrimenti, non ti pensi, è rimasta... Perché non tutti hanno le competenze per creare, ma un infobox, questo si chiama infobox. Cioè, ci sono tutte le informazioni chiave. Quindi... Lua. Lua, allora, Lua. Lua è un linguaggio utilizzato per creare i cosiddetti moduli in Lua. Quindi se uno vuole fare qualcosa di ancora più complicato, deve pararsi Lua e deve creare un modulo Lua che gli consente di fare cose ancora più complesse e funziona in un modo molto particolare. Ci sono alcuni template che richiamano il modulo Lua ed è una cosa veramente mostruosa da creare, però è abbastanza facile da utilizzare. Infatti molti template adesso sono stati sostituiti con moduli Lua perché sono, diciamo, più... come dire, più funzionali. Ad esempio, un template che è la pagina protetta, che indicava, insomma, avete presente il lucchettino che vedete sopra quelle pagine di Wikipedia? Quello indica che la pagina è stata protetta da modifiche, a seconda, quindi esistono dei gruppi di utenti fondamentali. Scusami se ti sto consumando così fa. Esistono dei gruppi di utenti fondamentali, quindi esistono, oltre agli amministratori esistono. Quindi, gli utenti che si sono appena registrati, e anche gli anonimi, fanno parte di un solo gruppo. Quindi, chiamiamo utenti, ma è utenti e anonimi. Gli utenti autoverificati... sono gli utenti che si sono registrati da un po' di giorni e che hanno fatto un certo numero di modifiche, per cui sono affidabili. Non sono vandali, utenze create solamente per vandalizzare. Vedendo che un vandalismo è, chissà che cos'è un vandalismo. Chi se lo ricorda? Beh, vandalismo... Non si riesce cosa senza la fine.
Come? Il vandalismo è sulla pagina di Wikipedia quando inserisci informazioni che non sono... Quando vuoi andare a rovinare la pagina, praticamente. Benissimo, rovinare la pagina. Fantastico. Un'altra spilla. La spilla è tua, la sì, sì, sì. Se ne vuoi dare. Vediamo, se me ne vuoi dare un'altra, che la porto anche a far casa. Le dobbiamo dare così. Quindi gli utenti autoqualificati hanno la possibilità di spostare pagine e siamo passati da parlare di template, siamo arrivati a parlare di moduli in Lua, comunque a protezione. Quindi le pagine sono protette e alcune sono modificabili solo dagli utenti autoqualificati, altre dagli amministratori solamente. Perché, come vi ho detto prima, gli amministratori sono tutelati dalle pagine perché ci sono delle edit work, come vi ho detto prima. Cioè delle modifiche che si accavano, io annullo la tua modifica, io annullo il tuo aggiornamento, diciamo. E quindi non potete, ma anche perché sono pagine molto vandalizzate, per esempio. C'è un argomento che magari è stato trattato ai telegiornali, è stato molto diffuso, vengono molto vandalizzate le pagine. Quindi ci sono delle pagine disponibili solamente in tempo modificati. Quel template che vedete sopra del lucchetto è basato proprio sul modulo 2. Prima era basato su un normale codice wiki di template e poi è stato riscritto in Lua. Quindi, sei tutto chiaro? Sì. Sicuri? Sì. Quindi template, pagine che vengono incluse in altre pagine. Posso consentire come? Non ho capito. Qualche domanda? Niente? Posso consentire sei incluse in una pagina che vedete per creare cose del genere. Sicuri che è tutto chiaro? Sì, sì. Almeno un po' più. Sparamente. No, se veramente, se non è chiaro, te lo spiego. No, Lua non lo vogliamo usare, usiamo Wiki che è più facile. Lua che lo vanno a usare. Solo chi sa il Lua usa il Lua, è questo il fatto. E poi nei template vedete che non funziona comunque. Allora, i namespace invece sono i partiti di alcune pagine e indicano il loro contesto, diciamo, il loro momento. Quindi c'è il namespace principale che indica le pagine di contenuto. Quello Wikipedia che indica le pagine di servizio, cioè quelle che contengono le regole dell'enciclopedia, come vedete qui non si vede, peccato, va bene. Tre pagine poi la vetrina di Wikipedia, quindi pagine di servizio. Di servizio nel senso che contengono le regole oppure la vetrina, come vedete. L'aiuto per le pagine di aiuto, cioè come usare l'enciclopedia e file per tutti i media, video, immagini, altre. Quindi le pagine di namespace indicano qua, namespace dove pagina. E qui c'è qualcuno che viene a fare qualche esempio. Chi si affronta? Non guardare. Antonio. No. Guarda, il papà. Io vorrei che passassimo alla parte pratica. Secondo qui ti chiamo io, La signora è stata indicata da. La signorina. Venga. Brava. Il fatto di quella signorina che deve partecipare a questa lezione di grafica. Allora, signorina, per la pagina, vediamo un pochino, namespace. No. Allora, faccio prima un esempio io, e lo faccio per altre volte, e poi lei mi fa altri esempi con altre pagine. Quindi la pagina del namespace Wikipedia. E la pagina si chiama Vetrina. Questo è il namespace e questo è il nome della pagina. Ci tengo a precisare che è NS00 un namespace che non si indica. Quindi namespace principale non li indica in alcun modo. Quindi se io voglio una pagina dell'enciclopedia, non c'è un namespace prima, come potete vedere anche voi. Niente, non si indica. Allora, vediamo. Aiuto, pagina di aiuto. Nome della... Bellissimo. Quindi, qual è il nome della pagina? Postale. Qual è il namespace? Benissimo, un altro esempio e poi andare a posto. Allora, vediamo un pochino.
Namespace, vediamo un po', modulo, questo non c'è, quindi modulo bio. Grosso modulo bio. Sì, io trovo questa cosa. Modulo. Però è un modulo in due, quello di cui parlavo. Io lo scrivo. Quindi deve sapere modulo in due. Perché non è indicato lì, quindi devi stare aperta. No, ma io sono non ce la farà. Dai, non ce la fa, ce la fa. Bio. Bio. Benissimo. E poi pressione bonus per avere la stelletta. Abbiamo, vediamo, una pagina di template. Abbiamo. L'azienda l'aveva fatto prima, vediamo, template, divisione amministrativa. Troppo lungo. No, devi scrivere il nome della pagina con namespace e poi vedremo cosa fare. Template, divisione amministrativa. Ok. No, template, divisione amministrativa. Sì. Tu come fai? Se cosa posso scrivere? Template in namespace, quello di là, e non sta scritto, vabbè, non sta scritto, quindi è difficile. Template, la spilletta non so che si lamenta. Ma quanto è cattivo? È rigido. Divisione amministrativa. Mi sono messo tutto dietro. Ma io lo faccio tutto gioioso, pure se sono rigido, io sento. Benissimo, e ora ritorniamo un po' di intuizione. Se io lo volessi indicare in una pagina, se lo volessi indicare in una pagina, come devo fare? Mettere in una pagina di Wikipedia, includere questa tendenza. Devo mettere le cose che sì, 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 sì. Le parentesi quadre? No, è la parte. Grazie. Quindi, ora sì, sì. Deve scrivere, deve vedere, dobbiamo toccare. Due graffe e un manitoccio alla signora. Bellissima! Ha già la scritta in mano. Però aspetta, il codice, devo mettere. Posso mettere anche spazio in template. Pensa al template, non utente inappropriato, come fa a scriverlo tutto attaccato? E anche per te la scrivere. Chiudo e grazie. Quindi inventiamo l'argomento del template, dopo anche questa, e questo esempio, questa illustrazione. Dai, navighiamo, vai. Andiamo avanti. E questa è importante, no, di più. Le fonti su Wikipedia, ogni cosa deve essere sostenuta da una fonte esterna. Citiamo le fonti, ma non le dobbiamo copiare. Assolutamente. Quello è copyroll e non si fa. Quindi non dobbiamo copiare e incollare. No, Fredino, ti volevo chiedere, in merito all'uso delle fonti, però se io voglio ricopiare un testo, posso usare gli apostrofi o no? In che senso gli apostrofi? Cioè nel senso, c'è proprio citare. Un testo? Gli apici. Gli apici, scusa, gli apici, no, volevo dire tu, gli apici. No, aspetta, tu intendi, se vuoi fare una citazione, quelle non è gli apici, quelle sono le famose virgolette, eccole qua. Ah, okay. Quindi se io voglio dire, io non posso copiare e incollare un testo così, certo. E citarlo così, giusto per dire. Se è un testo sotto licenza libera, altrimenti una piccola citazione, sì. Cioè se io voglio citare una frase di una persona importante, sì. E poi ricordiamoci la fonte, sempre, qualsiasi citazione, qualsiasi fonte. Perché ci fu il caso di uno che volenticamente vuole andare su Wikipedia a inquinare tutto e si mise delle citazioni sulle persone morte, non ricordate il caso? No. No, però c'è stato. Poi le ore senza fonti sono state poi rimosse, naturalmente, perché non c'è la fonte. Quindi, è importante citare le fonti. Come si citano le fonti? Lo farete anche voi. Come si citano le fonti?
targa e scrivo tutta la parte, quindi manuale, eccetera, eccetera, di Daniele Editore, eccetera. E io? Capito come si dice una fonte? Sì, grazie. È molto facile. Se poi alla fine voglio includere la sezione note, quella che vedete la vedete anche voi, la sezione note. Quella in basso, giusto? L'avete notato? Sì. Nella sezione note vediamo l'elenco di tutte le fonti. E per creare la sezione note basta includere questo taglio. Preferences. E include tutto l'elenco delle fonti. Quindi è importante non chiamare nessuno a fare sempre, altrimenti non siamo nel tempo. Allora. Meno male. Quindi, ci siamo. Le fonti, ma non copiare, mi raccomando. Quindi, vabbè, qui c'è un esempio che avevo fatto, però non fa niente. Fallo vedere, scusa. Allora, qui c'è tutto un articolo che dice che la procura di il giovane statistico sapeva fare la driver, ma tanti agenti sono sottostati di necessità. Non è configurato per loro, non è per favore giovane per l'immigrazione della serie, e venire dal tutore di cavallo, contenuto una centrale del fotocatore Cameron Tutta. E allora si trova assunto. Uno di Catania ha una circolare che dice che trasportare migranti con necessità non configura il reato in favore dell'immigrazione clandestina. E la una citazione semplice, poi possiamo aggiungere, però l'importante è non scivolare nella copia. Capito? Chiaro? Perché se noi copiamo, quello è il copignolo, e non è Wikipedia che è perseguibile, perché non esiste Wikipedia come ti dà di tutto. Non è Wikimedia Foundation perseguibile, non è neanche perseguibile Wikimedia Italia, che non c'entra niente. È perseguibile l'autore che ha inserito la citazione che ha inserito in copiola. E lui ha avere una responsabilità civili e penali. Perché è plagio, giusto? Esatto. Plagio, assolutamente plagio. Come no? Anche chi carica un'immagine su Como o su Wikipedia è lui responsabile, non bisogna denunciare Wikipedia. Wikimedia, poi addirittura qualcuno che denuncia la redazione che non esiste. Quello è plagio. Quindi qui c'è un video come citare le fonti, però non parte purtroppo, quindi. Ah no, parte! Siamo fortunati. Quindi qui vedete come citare le fonti. Se parte. Ecco qua. Quindi io scrivo. Nel piccolo. Faccio su Gavani a Vito Sanremo 2017 e metto il tag REF. Scrivo inserisco template cita web che serve a citare le fonti online. Copio il link del sito dove sta scritto che Francesco Gavani, non del sito perché deve essere una fonte comunque autorevole, e lo ricollo nel primo pacchetto. Vedete? Colla e vedete che colla. Metto un'altra barra e scrivo il link. Qui un pochino si vede male. Comunque, una volta che qui avevo scritto delle indicazioni per farvi capire, però non si vede niente. Quindi ve lo dico a voce. Poi si inserisce il titolo dell'articolo e si chiude il template cita web. Ho completato il template cita web, posso chiudere il tag ref e l'ho inserito la fonte. Se non c'è ancora la sezione note nella mia voce che sto andando a modificare, inserirò alla fine note e metto il tag references. Quindi, ricapitolando, mi sono edito per modificare in modo facile e intuitivo. Modifica sorgente per modificare il sorgente delle pagine, il codice. Linguaggio mini codice semplificato per inserire i contenuti. Template, scorciatoie per elementi compressi, cioè pagine che si includono in altre pagine, ricordiamo sempre, namespace perché si pagina quindi col contesto. E vanno sempre citati le fonti, ma non bisogna copiare. Quindi, ora li vediamo in. Mi ricordo la discussione di prima sulla violazione del copyright, in caso di segnalazione da parte dell'autore. Questo
creatore, si inizia tutto un percorso. Allora, si inserisce il template, è il microfono mio oppure sì, è stato. Allora, cioè si inserisce il template, quindi potrebbe essere proprio il template, comunque, poi ve lo faccio vedere, e si inserisce questo template alla pagina. Poi si va nel registro delle segnalazioni di copyright e si inserisce un altro template, indicando il nome della voce e il sito o la fonte cartacea da cui è stato fatto il copyright. Un amministratore procede a oscurare le modifiche con cui si è inserito il copyright, cioè non sono più visibili. Poi il copyright è sparito. Naturalmente poi si cancella assolutamente il pezzo di copyright. Figuriamoci se lo fa l'autore stesso. Ma l'autore, scusami, nella fonte che ha portato il piano. Sì. Cioè, se l'amico quello di studente, il amministratore non ha un utente normale, non ha l'obbligo di fare questa cosa. No, non è che non ha l'obbligo, è uno dei compiti degli amministratori. Cioè, gli amministratori comunque è un utente normale, ma che ha dei determinati compiti per svolgere azioni, come cancellare pagine, proteggere pagine, che tutti gli utenti lo potrebbero fare. Perché sono delle azioni particolari che chiedono particolari responsabilità, ad esempio, lui è l'amministratore di Wikipedia, può dire, può confermarmi tutto quello che gli sto dicendo. Esatto, una volta che arriva la segnalazione dell'amministratore, o che gli amministratori si accorgono da soli della presenza di un testo di violazione di copyright, che cosa fanno? Cancellano il testo di violazione di copyright e quindi salvano la pagina. A questo punto l'ultima versione della pagina è la versione pulita. Però nella cronologia sono state salvate almeno una versione, o forse più di una, con la violazione del copyright. Allora gli amministratori, con poteri che gli amministratori hanno, oscurano quelle versioni, cioè non permettono di vederle. Perché normalmente quello che accade è che è possibile vedere tutta la storia di una pagina, ossia lo stato che la pagina ha avuto in passato. Quindi questa... quando c'è la violazione di copyright, questo non è più possibile perché gli amministratori. Quindi questa cosa si chiama oversight e viene utilizzata sia per le violazioni di copyright, anche per gli insulti però, insulti gravi, rivolti ad altri utenti. A volte si diffamazioni, per esempio. C'è un caso che ci sono tante quelle segnalazioni che gli amministratori non riescono a coprire tutte cose, non riescono diciamo a... No, allora, ci sono, certo, ci sono più di 100 amministratori che sono coperti in italiana. Una volta ce la dovevo fare, poi si possono sempre leggere per gli amministratori. Non parla mai in ferie, vero? No, se vado in ferie possono dire che vado in ferie. La mia curiosità era chi è alla fine di questa responsabilità giuridica, se alla fine comunque gli amministratori non sono in certo spazio, se non sono obbligati. No, gli amministratori non hanno responsabilità giuridica, perché non hanno il sito loro. Chi inserisce contenuti? IP o utente? La polizia postale può rintracciare benissimo. Quindi via che partire. Quindi non... gli amministratori non hanno... Non ti conviene. Non conviene assolutamente fare una cosa del genere, perché se ti denunciano la polizia postale ti rintraccia. Non è che non possono. Ma perché poi secondo il contenuto non va a rendere sì, cancellano il contenuto degli amministratori. Se gli amministratori sono assenti, tu dici se gli amministratori non ci sono, come si fa? Allora, oltre che sono 100 e basta amministratori, se eleggono sempre di nuovi, quindi ogni volta se andate a vedere le pagine di candidatura delle elezioni, sono tantissime. Quindi. Il problema è che è una cancellazione non avvenga in esteriore, perché nella pratica il fatto che una certa cancellazione di violazione di copyright non avvenga è un problema teorico, perché poi nella pratica nel giro di qualche ora la questione viene affrontata. A me è capitato qualche minuto sinceramente. Anche prima, certo. Sì, qualche minuto, sono andate hanno cancellato, quindi è impossibile, perché con tutti gli amministratori che ci sono è impossibile che nessuno ci sia disponibile in quel momento andare a cancellare, con tutti quelli che ci sono non credo cosa. A me era una curiosità giuridica. Sì, sì, sì. È responsabilità sempre dell'utente, ricordiamoci. Quindi ora che ricordiamo un generato di utente. Poi non ci sa vedere a creare un tavolo? Sì. Peccato. Allora. Wikipedia è basata su 5 piastri. Vediamo, chi si ricorda quali sono i 5 piastri? Enciclopedicità. Passiamo alla parte pratica, dai. Vabbè, chi modifica Wikipedia? Allora, enciclopedicità, neutralità, libertà, quindi è libera, non libertà, che è libera. Codice di condotta, ed essere audaci, di volontà. Chi modifica Wikipedia è volontario, Wikipedia è sotto licenza libera, cioè ciò che noi mettiamo lo prende disponibile per tutti. I vandalismi sono uno spreco di tempo, perché vengono rimossi subito, ogni voce una pagina di discussione, esiste il consenso, cancellazione e modifiche sono basate sul consenso. Poi
progetti che odiano le voci di un argomento, Wikimedia Foundation ha fondato molti altri progetti fratelli di Wikipedia, modifica sia visuale tipo Word, tipo codice sorgente, template, semplifico la vita che sono proprio al modo fitto, e i namespace sono dei prefissi delle pagine. Vanno citate sempre le fonti terze, senza copiare. E con questo possiamo passare alla parte pratica. Giancarlo vi spiegherà la parte logistica. Quindi non è pausa. Prima di spiegare la parte logistica, dobbiamo fare una cosa importante. Anche per fare posare il terminale e per posare voi. Noi abbiamo avuto, come dicevamo, è da luglio dell'anno scorso che facciamo cose, facciamo attività, eccetera. Però c'è un record che è abbastanza importante. Cioè, abbiamo il primo docente under 18 della storia della scuola. Bravo! Quindi, la presidente Lucilla ha qualcosa da dare a Fernando. Bravo! Grazie. Un attimo che devo riprendere, un attimo. Ed ecco qui un certificato che attesta come sì. Pure il nonno, pure il nonno. Grazie mille. Bacio. Aspetta, aspetta un attimo. Perché tu sei vecchio di bambino, non è che è così veloce. Grazie mille, però l'unico problema è che li fate di mattina. Ci sono alcuni corsi? Poi li vediamo con calma, grazie mille. Cioè, vedi, hai i compiti? Non mi servì.